Ciao a tutti e bentornati alla storia del tango argentino. E siamo definitivamente negli anni 50, periodo di grande innovazione e periodo anche di cambiamento per le orchestre. Alcune si orientarono verso l'eccessivo conservazionismo dello stile musicale, mentre altre cercarono la pura innovazione, influenzate dagli stili che venivano da oltreoceano. Il problema però è che il pubblico giovane già si era polarizzato sulle novità degli Stati Uniti, il rock and roll e tutta quella ventata di musica fresca che aveva sostituito la grande richiesta della discografia tanghera, e questo mise definitivamente in crisi le case discografiche. Parallelamente però nacquero nuove case discografiche minori con una produzione finalizzata a piccole orchestre o grandi orchestre, ma poche scelte. Tra queste, ad esempio, la TK, una casa discografica che promosse artisti come Troilo, Piazzolla, Salgan, Mercedes, Simone. E dietro di essa altre come la Orfeo, IFMA, Music Hall, Crismar, quest'ultima con una discografia destinata al mercato giapponese. Ce ne furono tantissime altre di piccole, qualità inferiore ma grande distribuzione. Una delle grandi innovazioni fu che si passò i famosi long play, dove più di un brano stavano all'interno di una faccia del disco e quindi si poteva avere più brani in uno stesso vinile. Gli anni 50 consacrarono orchestre come quella di Varela. Varela era il primo bandoneonista di D'Arienzo, ma mettendosi in proprio, nonostante tutti pensassero che portasse avanti lo stile d'arienziano, creò una propria versione stilistica che fu apprezzatissima e così amata che durò, pensate, ben 37 anni. Tantissimi i successi che ha collezionato, fra di essi Fumando e Spero, con Argentino Ledesma. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca y dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Tra i più famosi degli anni 50 dobbiamo sicuramente citare l'orchestra di José Basso, Maccione, Mariano Mores, Florindo Sassone. E definitivamente dobbiamo introdurre un grande nome, il nome di Astor Piazzolla. Ma a lui, ahimè, dobbiamo dedicare un intero capitolo della nostra storia, perché la sua influenza nel mondo occidentale è stata così grande da riportare in auge il tango proprio sul finire della sua scia di successo in patria. Per quanto riguarda la poesia, ovvero las letras del tango, gli anni 50 segnarono definitivamente la fine della epoca d'oro. I grandi cantautori erano morti. E i due autori di rilievo di questa epoca sono stati sicuramente Catullo Castillo e Homero Esposito. Fra i brani del primo possiamo citare El patio de la Morocha, La cantina, Una canción e La última curva. Mentre del secondo sicuramente Affiches, Maquillaje, Te llaman Malevo.
Fra i cantanti invece ci fu un po' un passaggio. Molti di loro erano già attivi negli anni precedenti e negli anni 50 diciamo che o rafforzarono la propria personalità o sparirono lentamente. Uno di quelli che si rafforzò fu sicuramente Alberto Castillo. Nel 1950 il suo stile cambiò e si può notare da brani come La barra dell'esquina, Por cuatro días locos, Siga el baile, La pulguita, I castañuelas. Personalmente ho avuto l'onore di vederlo nel 1999 esibirsi nella Calle Corrientes in una grande manifestazione tanghera. Penso una delle sue ultime esibizioni, già che Castillo, anziano, è morto nel 2002, lasciandoci però una grande storia del tango. Altri cantanti solisti che hanno avuto una vera presenza significativa negli anni 50 sono stati Héctor Mauré, Floreal Ruiz, Alberto Marino, Argentino Ledesma, Miguel Montero e Alberto Morán. Nello specifico dobbiamo dare importanza alla cantante Nelly Omar, cantante popolare che conservò uno stile che amavano particolarmente i vecchi milongheri e che sicuramente segnò l'epoca dello 50. Altre voci imprescindibili da ricordare negli anni 50 sono quelle di Alberto Morán, Roberto Chanel, Jorge Vidal e Edmundo Rivero. Ma la voce che sicuramente ha perfilato più di tutte il grande cambiamento di stile degli anni 50, beh, anche un po' dopo, in sincerità, è quella di Roberto Goyeneche, detto El Polaco. Ma di lui dobbiamo parlarne a parte, insieme ad Astor Piazzolla, perché sono due personalità che sono tanto importanti per quello che è la diffusione del tango in Europa e il trionfo dello stile tanghero moderno, che meritano un episodio dedicato. E proprio per questo, nel prossimo episodio, parleremo di queste due grandi personalità tanghere. Grazie di avermi seguito, un bacio e a presto.